Lei lo ha avvertito il terremoto? Ero seduto al bar delle Scese. Si è sentito forte? No, anzi credevo che era una mia sensazione. Invece? Era una mia sensazione nervosa, non so. Invece ho sentito poi in via Fabio Filzi due signore e un mio amico lì al molo che era nella panchina con la schiena e le gambe un po' cartocciate e ha sentito. Si sentiva. L'ha sentito il terremoto? Ho sentito sì. Forte? È forte sì, ero seduto in poltrona, stavo leggendo qualcosa, io non vado a letto dopo pranzo, ma metto in poltrona, leggo qualcosa. A un certo punto ho sentito una grande scossa, così, diciamo, ondulatoria. Quindi si è avvertito nettamente? Ho sentito nettamente, sì. Però non ho pensato al terremoto, pensavo che fosse un tuono, qualcosa, un tuono forte, un colpo. Invece l'amico mio di fronte mi ha detto, senti il tuo terremoto. Allora a questo punto ho detto, ok. L'ho vissuto. Ha durato pochi istanti, sì sì. E com'è stato? Insomma, non ha dato piacere. Non ha dato gusto. No, però era sussultorio perché il lampadario non si è mosso. Molto breve? Breve, però si è sentito, insomma, un nettamente. Suono, sì. Ero coricato appena 3.05, ma dice mi loggia un po' più avanti, 3.03, trovato, ecco, tre secondi, non è che si è mosso il lampadario, non si è mosso niente. Mia moglie era al bagno, io ho pensato, sarà cascato qualcosa dalla soffitta, sono andato su in punti di piedi, senza farmi sentire mia moglie, che mia moglie c'ha lo shock, no, di più ancora, da infarto, tutto a posto. Ho parlato col vicino, come sono sentito. Ecco. Quindi in casa si è sentito? Sì. Tre secondi, non è che si è mosso il lampadario, si è mosso il letto. Io ho detto, vado lì. Oh, dopo, siccome, faccio una cosa, ho chiuso tutto a casa, adesso è mezz'ora che giro dopo me come un matto fuori. Lei lo ha avvertito il terremoto? No. Non ha sentito niente. Non ha sentito neanche parlare? Ha detto, adesso, alle 3.03 ha detto. Sì, ma era forte? 3.7. Qualcuno l'ha sentito? Sì, infatti mi ha detto, l'ho sentito, no, ero fuori, seduto fuori. Quando l'hai sentito? Al 3.13. 3.13 dove eri? A letto. A letto, e hai sentito chiaramente? Sì, ma poi per così è poco, è stato sussultorio. Però la sensazione è netta. Ah, voilà, sì, chiaro, ormai, insomma. Che pensa uno in quei momenti così? Niente, io ho la casa antisismica, quindi sto tranquillo. Però comunque fa un certo... Sì, certo, ma sono stati due? Ah, due? Uno qualche minuto prima, poi dopo quello sussultorio. Quindi due, uno ondulatorio? Esatto.